ragazzi, bentornati, buongiorno. Il calciomercato continua, l'estate continua e dobbiamo dare il bentornato a un certo Biabiani che, bah, non è un giocatore così importante forse, però sembra che si sia ripreso da non so cosa, ha avuto dei problemi cardiaci, sono, non so, e bah, speriamo che serva, come meno, tranne che poi non lo prendiamo, poi lo diamo subito via in prestito chissà dove, perché comunque potrebbe essere una buona riserva o addirittura valido per la prossima stagione. Ora, l'ultimo dopo che ho visto giocare appunto era 5 anni fa, che non, all'epoca non mi convinceva molto, poi al Parma ha fatto abbastanza bene, adesso è un anno che fermo, quindi bisogna ancora un po' valutare cosa, però diamo il bentornato a Bebiani, speriamo si impegni, speriamo che Toir non abbia idea di mandarlo via, ma sembrerebbe che dovremmo tenerlo. E questo è il punto 1. Punto 1, bentornato a Bebiani. Punto 2, vedo che siamo in trattativa Salah, la trattativa Salah si sta quasi per, era quasi sicuro, ma adesso non lo è più. Siamo vicini in acquisto come Perisic, come Jovetic. Bah, Perisic non so, sembra un buon giocatore, però non posso neanche commentare su questo giocatore, perché non vedendolo giocare più volte posso solo dire che Jovetic, come già dicevo l'ultima volta, non mi convince più di tanto, perché comunque appunto ha avuto una serie di infortuni. È anche vero che poi non ha avuto tanto spazio a Manchester City, per carità, però chi lo sa, magari all'Inter farebbe, poi bisogna vedere, appunto ancora non è sicuro, quindi non ci sono ufficialità. Io faccio i video soltanto quando ci sono acquisti ufficiali, quindi ora commentiamo soltanto così, vediamo com'è la situazione. Spiace che dovremmo dar via, che vanno via Shaqiri, sembra, non mi spiego, ancora non mi spiego perché prendiamo giocatori in cui sempre prenderli poi li diamo via, vabbè, ma lì ancora non è niente di ufficiale, quindi di ufficiale abbiamo solo Biabiani in questi giorni, quindi ho visto tanti altri nomi, Zukanovic, non so chi cazzo sia, robe così, però di ufficiale ci sono Biabiani adesso, quindi stiamo sull'ufficialità. Poi quando si sarà si vede. Oggi c'è la prima, tra l'altro, la prima amichevole estiva, ma chi se ne frega, ancora tutto in cantiere. Ho visto le varie presentazioni di Condobbia, eccetera, Montoya, robe così. Poi, tralasciando, vediamo con il punto 3, ma questa volta, cioè, mi sono rotto cazzo di tutte ste cagate che sparano i giornali, TV, cioè questa storia di Ibrahimovic, Ibra, Milan, adesso all'Inter, irrompe l'Inter, ma quante cazzate, ma basta, cioè ogni giorno Ibra è perché quello, poi i vari giornalisti, tipo poi, beh, Sport Mediaset, poi, cioè oggi mi sono fatto di quello, ma tutti i giorni mi faccio le risate con Sport Mediaset, beh alla fine io lo guardo, boh, giusto così per, non so, se per sentire notizie vere, che non sono neanche più tanto vere, o per sentire stronzate, perché fammi due risate, insomma. Cioè, ma cioè, ogni giorno, Ibra, Milan, Ibra, forse il Milan, perché ha detto, poi adesso c'è l'Inter in mezzo, e madama, per carità, ma io non ci credo, alla fine, come già dico sempre, il 70-80% delle notizie che danno nei telegiornali, nei giornali quotidiani sono stronzate, dai, non è, dai, Ibra non è così, penso sia così scemo da venire a squadre come Milan, l'Inter, che non sono neanche in Europa, un giocatore che deve ancora vincere la Champions League, dubito che, poi comunque tutto da vedere, per carità, però io dico basta con le stronzate, diciamo cose vere, per favore.
però la gente ci crede, sta lì. Devono fare un po' sognare i tifosi, devono vendere i giornali, devono fare i loro share nelle TV, quindi alla fine sono anche io solo tra i coglioni che guarda la TV e alza lo share di Mediaset, quindi. Ma così, ma alla fine, boh, chi se fotte, nel senso. Pensiamola pure così, staremo a vedere, nel senso, comunque. Secondo me sono stronzate, la maggior parte sono stronzate, quindi ditemi quello che volete, per me. Comunque, i fatti stanno quando il giocatore arriva alla presentazione, presenta la maglia e la indossa. Quello è ufficiale, non che le voci, secondo me, i giornalisti che dicono secondo me, secondo te, però puoi dire che no, perché ha fatto l'incontro quella volta che è venuto quello del PSG a dire, a parlare, ma dai, cioè. Ognuno la interpreta a modo suo, diciamo così, ecco. Quindi, i fatti stanno quando c'è il giocatore che ha la maglia in mano. Sono quelli i fatti. Poi ci sono i sogni, roba, quindi alla fine io invece penso ancora non sono sicuro, non sono sicuri, quindi non stiamo neanche lì a parlare. Comunque, vediamo questi giorni cosa succederà. Arrivederci a tutti. Buon proseguimento di questa calda estate. Arrivederci. E forza Inter, ovviamente.